Due vittorie, due pareggi, tre sconfitte. Sesto posto a due lunghezze dal quarto. Un eloquente più 8 sull'ultima posizione in classifica, l'unica che determinerà la retrocessione. Sia pur con alti e bassi, il girone d'andata dell'Hockey Club Pistoia può essere archiviato in maniera positiva e soprattutto in linea con gli obiettivi di inizio stagione, che erano e rimangono quelli di una salvezza tranquilla. E poi le notizie buone non finiscono qui, se si considera che finalmente, dopo anni di battaglie, gli arancioni hanno una propria casa, l'Hockey Stadium di Montagnana, e che nello stesso impianto per ora i ragazzi di Filippo Treno non hanno mai perso, due successi e un pareggio. Fra i protagonisti di questa prima parte del campionato di Serie A2, su Prato c'è sicuramente capitan Simone Mascia, classe 86, autore di ben 14 gol sui 23 totali. Secondo me il risultato che ci vede in sesta posizione non ci appartiene, perché abbiamo avuto dei pareggi, delle partite brutte, delle partite in cui eravamo un po' infortunati, quindi potevamo essere anche qualche gradino in più rispetto alla classifica generale di ora. Però siete in linea con i piani salvezza, più 8 sull'ultima classifica, che è quella che retrocede. Sì, fortunatamente abbiamo l'ultima squadra che ha 0 punti e quello ci dà un grande aiuto, diciamo, e la salvezza non diciamo che è già in tasca, però è vicina. 6 goleador, 14 reti in 7 partite, una cosa che ti aspettavi? Diciamo che ho allenato tanto questo tiro, è da parecchi anni che qualcuno mi ha dato l'opportunità di allenarmi anche da solo mentre gli altri facevano altre cose, che è Filippo Treno, che comunque ha creduto in me, e mi ricordo che io mi allenavo con una pezza, che era un pezzo di manto sintetico del Bologna, perché i campi dove ci si allenava non era possibile fare questo colpo strusciato che faccio io. Che cosa prevedi, pensi, per il girone di ritorno? Il girone di ritorno sarà un po' duro, perché molto probabilmente il nostro allenatore, che ora è Filippo Treno, forse non ci sarà, e quindi per ora è tutto un ballo. Ti piacerebbe provare anche la Serie A? Sì, sarebbe un bel impegno tra lavoro, e casa, bambina, perché sono babbo da poco, quindi sarebbe difficile trovare gli incastri giusti per fare tutto il girone a pieno delle forze. Il campionato riprenderà a primavera con il girone di ritorno. Pistoia, dopo tantissime stagioni, tornerà in campo senza la sua storica guida. Per una scelta di vita, infatti, Filippo Treno ha rinunciato all'incarico perché prossimo al trasferimento a Pavia. Una perdita tanto grande quanto possono essere quantificabili i ringraziamenti per quanto Filippo ha dato alla causa.